Ciao, ed eccoci qui per un altro video. Devo ancora decidere se lo faccio diventare solo che un svuota la spesa o un vlog. Devo andarmi a fare un po' di spesa. Adesso vedo quanta spesa acquisto e se raggiungo i minuti di poter fare un video, faccio solo che svuota la spesa, altrimenti lo proseguo. Ok, adesso aspetto che aprano perché mancano 5 minuti e poi vado. E questa volta faccio la spesa all'ipermercato. Ed eccoci qui per fare lo svuota la spesa. Questo è il supermercato che vi dicevo, si chiama La Grande I Ipermercato. Ho speso 92,28 euro, non so se lo inquadri, anche perché non è stampato molto bene, comunque è scritto qui. Iniziamo con le bibite. Ho preso due Coke Zero. Visto che questo non è un supermercato, è un ipermercato, per cui è molto grande, vendono anche piantine. Avevano le piantine grasse in offerta, queste qui più grandine a 5 euro, mentre quelle più piccole che avevano solo uno o due rametti le vendevano a 2-3 euro. Comunque io per 5 euro ho deciso di provare a prendere una piantina grassa. Vediamo se riesco a tenerla viva. Ho preso il calvo, non ho preso quello grande perché non sono completamente senza. Ne ho una confezione grande di scorta, poi un'altra confezione grande che è aperta, che l'avrò utilizzata, sono un po' più bassa della metà. Per cui ho deciso di prendere questa piccola, ce la aggiungo alla confezione grande e così intanto ne ho da utilizzare. Per sgorgare i tubi ho ripreso il Mister Muscolo, ne ho preso uno solo questa volta. Siamo in periodo, si avvicina la primavera. Avevano le tazzine con fantasie primaverili. Visto che ne ho trovate due di uguali, ho deciso di prenderle e sono fatte, hanno questa fantasia così, c'è anche una farfallina se non erro qui sopra, per cui ho deciso di prendere queste tazzine così da colazione alla mattina. Per 10 euro avevano queste pentole, ne avevano di così oppure di quelle basse. Intanto ho deciso di prendere questa qui alta, così adesso veramente getto via una pentola sempre di questo formato che ho qui i manici rovinati, per cui questa qui la rimpiazzo a quella che adesso sì, getto via. Riso, non sapevo quale prendere, mi sono messo. Cioè, gettato, ce n'erano di riso scotti, non ne avevo visto, sto guardando da dove viene questo, ma volevo prendere un riso delle mie zone, visto che Verona si parla di riso e anche qui a mezz'ora di strada c'è una risaia per dirvi. E mezz'ora, 40 minuti, però su questo ipermercato non tengono proprio marchi marchi nostri, per cui ho preso questo riso del Viaggiator Goloso, sempre il Carnaroli, e ho preso quello, c'era questo qui, se no il Vialone Nano. Io di solito utilizzo i Carnaroli, per cui ho preso questo, speriamo che sia buono, perché mi sembra di non averlo neanche mai preso questo marchio di riso. C'è scritto che è anche una lavorazione a pietra raffinato ad acqua, ideale per risotti e insalate. La colazione mattutina, questa volta non ho esagerato, ho preso solo un sacchettino perché circa un mese fa che ero andata sempre in questo ipermercato, avevo un po' esagerato con i briochetti per la mattina perché ne avevo preso di due sacchetti. Questa volta ho pensato ne prendo uno e basta. Ho evitato quello con la marmellata perché non sono belli belli ripieni di marmellata, almeno un mese fa. E ho preso questi qui, questo qui che è disegnato così con il cioccolato sopra. E questo qui che dovrebbe avere i cereali.
c'è scritto che contiene cereali, questi bruschetti, 1,50 euro di tutti e tre. Ho preso una scorta di dentifricio. Io nel bagno dove mi faccio la doccia, dove uso lavarmi, ho sempre due dentifrici. Allora, uno sbiancante e uno più protettivo. Allora, per il sbiancante, sempre della stessa marchio AZ, per il sbiancante ho preso il 3D White, mentre per la protezione ho preso questo qui che c'è scritto denti forti, protezione 24 ore. Di solito al mattino metto il sbiancante e alla sera uso il protettivo. Periodo di carnevale, si trovano ancora qualche dolcezza di carnevale, per cui ho ripreso i gallani del Doge, che questi sono buoni, sono crostoli, chiacchiere, e qui c'è scritto gallani. E di qua invece ho preso le bugie all'albicocca, sono sempre dell'impasto dei crostoli, gallani, chiacchiere, però sono quelli ripieni, e io li ho presi ripieni all'albicocca. C'erano ai frutti di bosco, albicocca oppure al cioccolato, e ho scelto l'albicocca. Per quanto riguarda gli yogurt, ne ho trovati tre, che se non ricordo male ce ne sono due che non ho mai assaggiato: il sorprendente yogurt al caramello salato con anacardi croccanti, questo non l'ho mai assaggiato. Sempre di novità, l'irresistibile yogurt al pistacchio con mandorle croccanti. Mentre il terzo l'ho già assaggiato, è il mix Bora Bora, quello con yogurt al cocco con palline al lime. Un pezzo di grana, visto che ho visto questo grana non molto grande, oltre 30 mesi di stagionatura, ho deciso di provare a prenderlo. Vediamo che gusto ha, perché di solito come grana mi trovo meglio prenderlo qui nel negozietto qui vicino. Però visto che ero lì, ho visto questo da 30 mesi, ho pensato, beh dai, ci provo e vediamo se è buono. Perché di solito nella maggior parte dei casi hanno quello da 24 mesi, mentre 30 mesi è già qualcosa d'extra che si è riuscita a trovarlo. Anche in questo ipermercato ho trovato dei prodotti di vegetariani. Allora, ho preso falafel, che sono queste polpettine con ceci e spinaci, che i ceci mi piacciono, gli spinaci mi piacciono, per cui in teoria dovrebbero essere buone anche queste polpettine. Poi un'altra cosa che ho preso sono delle crocchette vegetali ai funghi. Di solito i funghi li mangio, per cui mi è ispirato a provare anche queste. Vedete, sono belle, sono belle grandi, non sono proprio piccoline, ce ne dovrebbero essere tre. Guardando la grandezza, forse vi faccio riflesso, sono queste qui. Nel reparto del pane ho preso due pezzi di focaccia, uno a radicchio e uno prosciutto e formaggio, per cui questo in teoria, l'idea di assaggiarlo anche questo anche a mezzogiorno c'è. L'idea è quello di mangiarlo questa sera, però non so se ce la faccio o se li assaggi anche a mezzogiorno, perché a mezzogiorno pensavo di fare una pasta in bianco oppure una zuppa che ho in frigo, guardando un attimino le scadenze come sono messe. Comunque ho preso anche queste due fettine di focacce, perché se vado al pomeriggio non sempre le trovo queste focacce e ho preferito andare al mattino, e infatti ho trovato qualche sfizioneria nel reparto pane che di solito se vado al pomeriggio non c'è più niente, c'è tutto già confezionato, se è avanzato qualcosa durante il mattino e basta, per cui buone anche queste, spero che siano buone. Reparto di salumi già confezionati. Allora vi dico cosa ho preso. Ho preso i tomini pronti da spadellare, ricoperti con tomini alla diavola,
per cui dovrebbe essere un salamino piccante. Di solito li ho assaggiati con il speck, con la pancetta, con il salamino non li avevo ancora presi, per cui questa volta sentiremo un po' di pizzicone quando li farò. Poi di qua cosa ho preso? Patto qualità iper, ho preso del prosciutto cotto di alta qualità, arista al forno, questa qui, dell'alto prosciutto cotto, sempre di cotto margherita, mortadella di cinghiale. In questo ipermercato trovo sempre delle novità anche sul fatto di affettati che in altri negozi non trovo. Guanciale toscano, prosciutto arrosto, vedete che c'ha la buccia, il contorno è più scuro proprio per l'effetto che è cotto diversamente. E per finire le Marche a fette, gran panciotto, questo qui che... E per finire, quando sono arrivata alla cassa, visto che non era scritto nella lista e non ho fatto, forse, cioè io sono entrata da una parte, ho fatto il giro, mentre qui ci stava il reparto gastronomia e proprio non mi sono ricordata di darci un'occhiata. Mi sono arrivata alla cassa, metto il carrello in fila per pagare e mi viene in mente, non sono passata dal reparto gastronomia. Allora ho risolto, perché non mi andava di uscire dalla fila per andare a prendere i prodotti da gastronomia, che forse neanche vedevo quello che mi ispirava. Per cui ho saltato il reparto gastronomia e ho pensato, per oggi mi arrangio sera la focaccia e a mezzogiorno una pastina in bianco. Ho pensato di fare così per risolvere il discorso che in quel momento mi sono vista lì. No, non sono passata da quel reparto e ho pensato la prossima volta farò un giro anche di là. Ok, io per questo video vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!